esiste una trasgressività di massa. E allora poi, se le persone trasgrediscono così frequentemente, e bene o male scendono come loro amministratori, persone che trasgrediscono altrettanto. E non c'è niente da fare così. Perché? Perché potrebbe darsi che una volta, se non fosse così, può darsi che una volta, ogni tanto, si sceglie uno sbagliato. Poi sono 20 anni e da un pulito. È andato avanti uguale, preciso, identico per 20 anni. 20 anni sono tanti, voi ne avete 13. 13. Voi ne avete 13, vuol dire la vostra età più 7 anni. E quante elezioni ci sono state da mani pulite? 94, 96, 2001, 2006, 2008, 5. Si sono scelte delle persone, non tutti i politici, non tutti corrotti, ma si sono scelte ripetutamente delle persone che si sapeva che avevano questo rapporto molto amichevole con le regole. Amichevole vuol dire quando mi garba di osservare, lo osservo, se no no. Allora, io lo dicevo all'inizio, no? Quando sono arrivato, sono qui per parlare di noi, perché le cose dipendono da noi. Lei ha detto che si è dimesso dalla magistratura perché la giustizia non funziona e perché vuole cambiare le cose. In che modo possono cambiare le cose? Le cose in questo paese possono cambiare soltanto se i cittadini si rendono conto che rispettare la Costituzione gli serve loro, fa loro bene, li fa vivere meglio. 20 anni fa iniziava Mani Pulite, sì. Sono trascorsi 20 anni, lei vede delle analogie rispetto ad allora? Abbiamo fatto un passo indietro o non ci siamo proprio mossi? Ma a me così l'impressione che ho è che non sia cambiato molto. L'importanza delle regole? È fondamentale, quando le regole sono giuste, come sono secondo me quelle della nostra Costituzione, le regole sono essenziali.